a quel che passa il convento. Buongiorno al nostro Don Domenico. Buongiorno. Buongiorno signori assaggiatori. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Oggi è una puntata profumata. No, colorata. Una puntata profumata e colorata. Cosa avranno voluto mai dire? Lo sapremo. Lo sapremo. Non lo sappiamo. E allora, come voi, siamo tutti in attesa delle sorprese che ci saranno oggi a quel che passa il convento, ad iniziare dalla ricetta di Don Domenico. Belle carote, che facciamo? Torte di carote di Suor Faustina. Quindi un dolce. Un dolce. Torta di carote di Suor Faustina, ecco a voi come si fa. Iniziamo dalle carote. Dalle carote, sì. Ecco qui, ovviamente vanno pulite e noi dobbiamo tagliare a pezzi per tritarle bene. Per tritarle, è vero? Sì. Don Domenico, un dolce con le carote, a parte che è buonissimo perché tanti di noi lo hanno già assaggiato, un dolce fatto con le carote, ci sono tante ricette ovviamente, ma è anche un dolce che non fa nemmeno troppo male, perché pur essendoci lo zucchero comunque è un dolce abbastanza semplice, sì, con la presenza delle verdure. Poi non bisogna nemmeno esagerare, gli zuccheri fanno sempre male. Bravo, no? Perché gli zuccheri fanno anche bene, ci sono delle persone magari che devono starsi attenti. Certo, no? Quindi procuratevi 250 grammi di carote, ho detto bene? Benissimo. Perché bisogna mangiare le carote? Le carote bisogna mangiarle perché io direi prima di tutto hanno il beta-carotene, no? Sì. Ecco, una vitamina che fa molto bene. Sì. Perché contiene vitamina A, la vitamina A è indispensabile per l'accrescimento di una persona. Certo. Quindi fa molto bene anche ai bambini, no? E aiuta il sistema immunitario e quindi fa sviluppare anche la melanina, è vero? Sì, e poi soprattutto ecco, chi fa uso di carote ha dei grandi benefici anche per la vista. Ah, no? È vero, fa bene agli occhi. Tanti, per esempio, che hanno questi problemi di vista, forse perché hanno mangiato poche carote. Sì. No. Quindi mangiamo carote in quantità. Non soltanto ecco, poche carote, certo, ma anche magari non hanno fatto uso della vitamina A. Infatti, no? Quindi mangiamo carote in quantità, magari con questo dolce di Suor Faustina. Una volta tritate le carote, le lasciamo qua, perché dobbiamo lavorare le uova con lo zucchero. Quindi tre uova e quanto zucchero, Don Domenico? 200? Sì, 200 grammi. Tre uova e 200 grammi di zucchero. Come voi ci chiedete sempre, per quanto riguarda i dolci, Don Domenico cerca di essere più preciso con la misurazione degli ingredienti, no? Perché bisogna, sennò non vengono. Altrimenti invece di fare la torta di Suor Faustina. Che succede? Carlo, ma che cos'è la fisarmonica? Addirittura adesso sai suonare la fisarmonica, guardate com'è impegnato! Carlo si sta esercitando, ma che devi fare? Un concerto? Ma che stai facendo, Carlo? Mi sto esercitando perché voglio imparare a suonare la fisarmonica e poi delizierò tutti voi del mio talento. Scusa, fammi capire, ma ti devi esercitare proprio qui, mentre cuciniamo, la ricetta di Don Domenico? Do un po' d'allegria, metto brio. Va bene, però questa torta la vuoi mangiare? La mangerò, intanto io mi esercito perché anche mi devo sbrigare, perché devo anche deliziare i miei nipotini, no? Con il bel... Allora guarda, l'assaggerai solo se riesci a comporre l'ode alla carota, va bene? E ti troverò, ti troverò. E allora, intanto andiamo avanti con la torta di Suor Faustina. Don Domenico sta lavorando tre uova intere con 200 grammi di zucchero. Abbiamo messo la scorza grattugiata di un'arancia e anche il succo di mezza arancia, Don Domenico. Sì, mezza arancia. Un'arancia, mezza arancia, secondo i vostri gusti, eh. Ecco qua. Lo aggiungo? Sì, aggiungi. Benissimo. Poi, cosa mettiamo? Una cosa che piace molto a Carlo. Sì, l'olio. A parte l'olio. Sì. Un pizzichino di sale. Un pizzico di sale che nei dolci non guasta mai.
ecco qui. Poi mettiamo la carota. L'olio di semi, non ti dimenticare. La carota e l'olio di semi insieme. Quindi 250 grammi di carote frullate, grattugiate, insomma, come vi pare. E l'olio di semi, quindi una torta molto leggera, Bene, sì, Don Domenico. E poi guarda com'è colorata, sì, tutta arancione, bellissima. L'olio di semi, un 120-150 grammi. Ecco qui, a filo. 200 grammi di farina 00, setacciata. E 100 grammi di farina di mandorle. È questo, insomma, che rende la torta molto morbida e friabile. Io, sapete, Don Domenico, questa torta la faccio anche con la farina di nocciole, invece che con quella delle mandorle, con quella di nocciole. È buona lo stesso. Buona, no? Buona. E poi una bustina di lievito per dolci. Ecco qui. Allora, l'impasto è pronto, possiamo versarlo in una teglia e infornare a che temperature e per quanto tempo? 180 gradi per 40 minuti. 180 gradi, 40 minuti e mangerete una vera bontà. Guardate che bella poi, tutta arancione. Oh, questo è un modo per far mangiare anche le carote ai bambini, Bene, bene. Ma i bambini le mangiano, le carote. Io tante volte ho incontrato i bambini che mangiano, sì, le carote crude. È vero, è vero. E soprattutto è una ricetta per i più deboli, come dite voi, Don Domenico, come dice San Benedetto. Bisogna avere cura dei più deboli, sì, no? E allora inforniamo a che temperatura, avete detto 180 gradi per 40 minuti. Inforniamo e metto un po' di ordine, Don Domenico, perché stanno per arrivare i nostri ospiti. Certo che oggi abbiamo sporcato di tutto, qui ci vorrebbe qualcuno che ci dia una mano a pulire. Non è che glielo possiamo chiedere agli ospiti, non è carino, che no, dite? Ma se vuoi, guarda, metto la musica. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con i... Ben arrivati! Ciao, ben arrivati! Questa musica frizzante ci fa venire... Buongiorno a voi! Questa musica frizzante e ci fa venire voglia di ballare, di andarcene per prati a fare scampagnate. Che allegria con Silvia Cassamagnacchi e Silvestro Amoroso, che sono marito e moglie e anche mamma e papà di due bellissimi bambini. Noi abbiamo preparato una torta buona anche per i bambini, una torta di carote. Buona. Don Domenico l'ha messa in forno, ma vogliamo sapere voi da cosa inizierete a cucinare. E cominciamo con dei fagiolini. Allora, digli qualcosa in più però. No, per ora facciamo fagiolini. Facciamo pulire facciamo i fagiolini. Allora, allora, ci sono da pulire i fagiolini. Dobbiamo pulire i fagiolini. Si devono pulire. Come si dice da noi, sanno a capà i fagiolini. Si devono pulire. Vabbè, gli diamo una mano. Silvestro, capiamo tutti i fagiolini. Diamogli una mano anche noi, Silvia, su, così si sbrigano, perché i fagiolini vanno puliti, quindi si tolgono le estremità. Vanno pulite le estremità. Sì. Questi fagiolini già puliti li andiamo a mettere nell'acqua bollente e salata che già è sul fornello. Ci volete pensare voi? Sì, perché... finiamo anche questo. Sì, sì, finiamo, sì, tutto. No, Silvestro, c'è un'altra cosa che tu devi fare. Devi fare il pesto. Allora, prendiamo un mortaio. Don Domenico, ce l'abbiamo lì, un bel mortaio. Ecco, sì, prendiamolo e il nostro Silvestro si mette lì. Vado. E ci fa un bel pesto con basilico, olio, pinoli. Quindi dai, mettiti all'opera, fagiolini e pesto, chissà che cosa ci uscirà fuori. Lo scopriremo soltanto tra pochi minuti. Che passa il convento, oggi sarà una puntata così, signore mie,
Carlo deve imparare a suonare la fisarmonica e quindi noi dobbiamo sopportarlo. Portiamo pazienza. Portiamo pazienza. Noi invece stiamo cucinando delle ricette meravigliose con mamma e papà, che sono Silvia e Silvestro Amoroso, che vengono da Roma, ma in realtà Silvestro è un calabrese doc e Silvia è anche Silvia è una lombarda doc. Abbiamo messo a lessare dei fagiolini. Li dobbiamo scolare. Si sono già ben lessati. Esatto, sono pronti. Ecco. Andiamo a scolarli. Li mettiamo quindi in una ciotola un pochino raffreddare, perché non abbiamo ancora detto cosa faremo con questi fagiolini. Silvestro ha preparato anche un ottimo pesto col basilico, pinoli, l'olio, insomma come si fa di consuetudine. Ecco. Bene, possiamo andiamo di qua al tavolo, perché dobbiamo vedere che ricetta stiamo per preparare con questi fagiolini. Che facciamo, Silvia? Facciamo i fagiolini sfiziosi. Vi do due coltelli, anche voi Don Domenico se volete, vanno sbucciati. È una ricetta molto veloce, molto sfiziosa, semplice, appunto, perché è una ricetta semplice, fatta con i fagiolini e con le patate, che hanno un sapore abbastanza delicato, e che però composto con il pesto gli danno un tocco un po' più saporito. Gli ingredienti di questa ricetta velocissima, che si fa proprio veramente in pochissimi minuti. Per i fagiolini sfiziosi occorrono 300 g di fagiolini, 2 patate, 160 g di pesto, sale e pepe. Benissimo. Abbiamo un tocco musicale. E allora, insomma, questo zazà ce lo sentiremo per tutta la puntata. È un contrappunto. Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, viene quasi a un tratto tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte. Ma questi sono i promessi sposi. Noi abbiamo fatto un omaggio alla nostra ospite. Orbene, gli disse il bravo, all'orecchio, ma in tono solenne di comando, questo matrimonio non sta da fare, né domani né mai. I bravi! Don Abbondio! E tutto questo perché Silvia viene dalla bellissima Lecco. E quindi quel ramo del lago di Como è proprio dove vive Silvia, la sua famiglia. Sì, dove la famiglia vivono di Silvia. Sì, in realtà appunto la mia famiglia, i miei genitori, fratelli, come mia si sorella. Chiamano? Come si chiamano? Vediamo delle foto di mamma Abbiamo e papà. Abbiamo mia mamma che si chiama Graziella. Mio papà si chiama Ercole. Bene. E poi c'è mia sorella, che è la più piccola, si chiama Laura, e mio fratello è in mezzo, fra me appunto e mia sorella, si chiama Giorgio. E Giorgio, che bella famiglia! E loro vivono tutti proprio a Lecco. Vivono tutti sì, a Lecco. Sì, Lecco. Tutti Lecco. Con il Manzoni, tutti con Renzo proprio e Lucia. Intanto andiamo a comporre la nostra insalata, quindi aggiungiamo le patate, sì, così, poi insomma, a seconda del gusto si può mettere più patate, meno patate, certo. Ne possiamo mettere anche ancora un pochino, sì. Ecco, così. E poi questo pesto Grazie lo mettiamo? Domenico. Sì, esatto, il pesto. Condiamo tutto lo mettiamo, con un condiamo buon il pesto. Esatto. Ma che così. Bontà, bravo Silvestro, un buon lavoro. Un buon lavoro veramente bene. Fatto bene. Anche perché abbiamo parlato di Silvia che viene quindi da Lecco, dalla bella Lombardia. Ma vogliamo anche parlare di Amantea, questa perla del Mediterraneo, del Mar Tirreno, che è insomma un posto dove passare le vacanze in maniera strepitosa, perché ci sono spiagge e mare spettacolari. Assolutamente sì. Zanzan! Ecco. E lì chi ci sta? Chi ci sta? Là ci vivono i miei genitori, che sono Rocco e Vincenzina, che è anche mia sorella. Quindi io ho una sorella che è un po' più grande di me, vivono tutti quanti là, mia sorella è ovviamente sposata, ha due figlie, Martina e Valentina, che saluto tutti.
vedi. E Valentina è anche sposata, insomma, ecco, c'ha anche un figlio, per cui i miei genitori sono prozio. Anche bisnonni. E tu sei prozio. E io sono prozio. Ma che sì. Belle. Vediamo ancora un po' di foto di questi bei nonni, Rocco e Vincenzina, esatto. Insieme ai nipotini, di Teresa, delle sue figlie. Che bello. Vi salutiamo tutti, io e Don Domenico, e salutiamo ciao. Tutta Mantea e tutta Lecco. È vero, Don Domenico? Sì, sì. Allora, l'insalata è pronta. Volendo l'insalata è pronta. Volendo si può correggere con un pochino di pepe o ecco. Anche un'aggiunta di sale, dipende dal gusto. Benissimo. Insomma. Se no, altrimenti è pronta. La ricetta e può essere pronta. Gustata sia tiepida che fredda. Allora, io me la terrei qua ben lontana dalla zanzara del nostro Carlo. Sta qui, zanzara arriva dopo e passiamo alla seconda allora, ricetta. Cosa facciamo? E facciamo un tortino che ogni tanto ho preparato a casa e che è stata anche l'idea di una mia cara collega okay. Con la quale ogni tanto parliamo insomma di cucina, il tortino alla Marino. Perché lei si chiama Marino, di cognome. Perché lei si chiama Raffaella. Raffaella esatto, Marino. Raffaella, che saluto allora... tanto. Ciao Raffaella. Allora, questi sono gli ingredienti. Vi occorrono. Una patata grande o due medie, una zucchina verde grande, della provola dolce oppure dell'altro formaggio a pasta compatta, pane grattugiato, sale, pepe e olio extravergine d'oliva. E guardate che Silvestro sta già dando una mano alla sua Silvia perché sta già pelando le patate. Collabora sì, fatto, in casa, fatto, fatto. Anzi, collabora. Cucina proprio. Sì, cucina. È cucina. Bravo, è bravo. Bravo, collabora. È bravo. E... Ecco, cucina. Vai. Sì, sì. Come si devono tagliare? Allora, le patate vanno tagliate a fettine prego. Abbastanza sottili. Sì. Così. In questo modo. Ecco qua, ci do un bel coltello. Grazie. Delle fettine sottili, sottili così. Quindi poi le patate devono girare. Essere crude, eh? Sì, sì, le patate devono essere crude. Bene. Semplicemente così. Allora, chi è quello che organizza di più in famiglia? È una bella lotta. Esatto, è una bella domanda. Diciamo lei. Anche perché voi siete tutte e due, avete avuto lo stesso percorso di studi. Raccontateci come vi siete conosciuti. Allora, noi ci siamo conosciuti 15 anni fa. All'interno del nostro lavoro perché due informatici siamo due informatici quindi tutti e due esperti di computer di programmi facciamo lo stesso lavoro ecco e, in due aziende diverse e ci siamo conosciuti appunto sul lavoro e che in quel periodo lavoravamo insieme quindi vi siete quindi innamorati il lavoro è stato cupido e quindi c'è stata questa scintilla tra nord e sud c'è. Ma già abitavate a Roma all'epoca? Allora io stavo lavorando a Roma da poco tempo sì. Diciamo che avevo ancora la casa a Lecco sì. Abitavo ancora a là. Lecco E tu invece eri già a Roma. Quindi sì, già vi eravate comunque l'idea di trasferirvi c'era. Intanto praticamente la zucchina la dobbiamo sì. affettare, se è troppo grande si può tagliare a metà, sì. Dipende insomma da come vogliamo comporre il tortino. E allora, io la taglio a metà. Bene. E poi la tagliamo a fette per il lungo. Così, esatto. Ecco. Don Domenico, che bello quando sboccia l'amore tra due persone, la loro storia è bellissima, uno viene dal nord, uno viene dal sud e si incontrano a Roma e decidono di fare famiglia lì. E a proposito di famiglia, io vi voglio leggere un pensiero di Madre Teresa di Calcutta. Sì. Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazione. Ah, bellissimo. E per amore, l'amore trionferà sempre, no? Non giusto. Ha età, ecco, non ha, diciamo, stagioni, e non si guarda più alla bellezza, non si guarda più all'attrazione, no? Ma quando esiste il vero amore,
No, l'amore è duraturo. Al di là, benissimo. Allora, l'ultimo ingrediente che dobbiamo preparare è il formaggio. E questo va tagliato anche questo a fettine sottili, perché poi listarelle. Sì, listarelle. Ci pensa Silvestro? Sì, sì, quindi lui l'abbiamo messo all'opera. Andiamo a vedere come si fa questo tortino, perché è interessante vedere proprio la modalità. Allora, intanto, quindi una padella. Sì, una padella. Olio. Sì. Bene, così. E si fanno degli strati, sì, con le patate. Quindi con così, le patate, uno così. Strato di uno patate. Uno strato di patate. Bene. Poi si mette uno strato di zucchine. Allora, sopra, uno strato di zucchine. Così. Benissimo. E a questo punto arrivano gli altri ingredienti. Esatto. Si mette un pochino di sale. Un po' di sale, saliamo, se no sì. Carlo chi lo sente? Cosa? Modo. Vero Carlo? Sì. Si mette un filo di olio. Poco. Ti eri distratto col sale che non ce lo stavamo mettendo? E ci serve la provola. Il formaggio, eccola, il formaggio. Eccola, serve pronto, la provola. A proposito, com'è questo dolce di Don Domenico? Bene, benissimo. Io ho raccolto il guanto si di mette. Sfida. Ah sì? Vieni Silvestro. Quindi ode alla carota. Oh dolce carota, ti guardo rapito, ti taglio col dito, ti assaggio. Sei un mito. Ha vinto l'ode alla carota. Adesso la devi anche musicare con la fisarmonica, ci devi fare una canzone. Cioè, sì. A questo punto, a questo punto manca un filo di pane grattugiato. Un po' di pane grattugiato. Mettiamo sopra così, insomma, perché poi darà un effetto buono. Un pochino. E poi si rifà un altro strato. E allora, mentre tu rifai un altro strato, io penso che voi qui vi state divertendo, Un mondo. Vi divertirete ancora di più quando tornerete a casa. Vediamolo insieme che cosa sta succedendo in casa amoroso. Ciao mamma e papà, oggi cuciniamo noi e questa è la pastina in brodo. Come la fa mamma? Guarda mamma, quanto è buona. Io invece sto tagliando il formaggio da mettere sopra la carne, che questo piatto piace molto a papà. Stasera cuciniamo noi e voi potete stare là a divertirvi quanto tempo volete. Ciao! Ciao a tutti, ciao! Ciao a tutti, ciao! Ma che stanno combinando? Abbiamo lasciato i bambini. Beatrice e Andrea hanno preso possesso della casa e della cucina. Senza e di insomma, noi. Bravi Beatrice e Andrea, siete meravigliosi come mamma e papà. Poi vi somigliano, eh? Uno somiglia a uno e uno somiglia all'altra. Sono bene. Bravi, sono bravi. Intanto la ricetta sta rosolando. È pronta? Sì, è pronta. Volendo aggiungiamo un goccino pochino d'acqua. Per non farla bruciare. Ecco, poco, sì. Benissimo. Benissimo. E abbassiamo un po' la fiamma e la lasciamo cuocere. Così, poi vedremo, perché la ricetta non è ancora del tutto finita, quindi vedremo dopo che fine farà, perché è un tortino molto interessante che secondo me si può fare anche con altri tipi di verdure, vero Don Domenico? Certamente. Peperoni, chissà. Melanzane, melanzane. Ci sarebbe bene. Si può provare. Venite di qua, perché adesso arriva un'altra ricetta. Quindi un secondo piatto. Cosa facciamo? Facciamo le polpettine con la crema di limone. Ecco a voi gli ingredienti per prepararle insieme a noi. Procuratevi 400 g di macinato di manzo, un uovo, un cucchiaio di pan grattato, un cucchiaio di grana padano grattugiato, del prezzemolo, la scorza di un limone, della farina 00, uno spicchio di aglio, succo di limone, 50 ml di vino bianco secco, 150 ml di acqua, 20 g di burro e del sale. Allora, ogni tanto mi scordo che arriva questo zanzan. Allora, prepariamo? Vediamo come si fanno. Allora, intanto prepariamo l'impasto. Quindi con mettiamo il macinato dentro di manzo. Esatto. 400 g di macinato di manzo. Io intanto preparo il prezzemolo. Prezzemolo, sì. Poi aggiungiamo ci mettiamo l'uovo come sempre.
Tra l'altro Silvestro prepara delle buonissime polpette. Esatto, mi passi un cucchiaio per favore? Sì, in particolare ti piace preparare le polpette di melanzane. Buone, che sì, sono proprio quelle tipiche della tua famiglia, della tua Calabria, vero? Eh sì, si usa tanto e sono buone. Le prepara poi tua mamma Vincenzina? In genere sì, li fa lei. Li fa lei, insomma, anche se in cucina mio padre... È bravo, dire, pure lui, sì, eh? Sì, sì, sì. Quindi siete tutti bravi, anche tua sorella. Prendo, scusa, prendo questo. Si grattugia la scorza del limone. Allora, come vedete, quindi ci sarà appunto un aroma particolare di limone, perché si chiamano appunto polpette al limone. Che esatto, cos'altro del prezzemolo? Del prezzemolo, prezzemolo. Sì, si aggiunge così, bene. Prezzemolo. Quindi si lavora l'impasto, impastiamo tutto, sì, e si fanno delle polpette, delle palline che andranno infarinate, giusto Silvestro? Sì, infarinate poi... E poi fritte, in un po' di olio o nel burro, tu come le fai? Ma io preferisco sempre l'olio. L'olio, sì, da buon calabrese. Il burro. Quindi le potete fare come quindi volete. Allora, impastiamo, facciamo le polpette, infariniamole e scoprirete dopo se ha vinto l'olio o il burro. A tra poco! Eccoci qui, stiamo preparando delle gustosissime polpette alla crema di limone. E allora vedete quanto è abile Silvestro, ha preparato delle belle polpette che contengono la scorza di limone. Andiamo a vedere chi ha vinto, Don Domenico, olio o burro? Ecco qui, ha vinto l'olio, due uomini del sud, ha vinto l'olio. E allora le friggiamo queste polpette? Sì, sì. Friggiamole, dai. Ok. Le ripassiamo e le friggiamo. Sì, e la cosa interessante è l'emulsione, esatto, che ci si va a preparare, la crema. Nel frattempo possiamo preparare questa emulsione a base di limone. Sì. Basta prendere un limone, lo spremiamo, sì, così, anche qui a gusto, certo, uno o mezzo limone. Quindi facciamo questa... Limone. Limone. Acqua. Acqua. Quanta? Più o meno la stessa quantità. Ecco qui. E un po' di vino bianco. E vino bianco. Quindi mescoliamo con un cucchiaino e abbiamo pronto il condimento delle polpette. E si metterà una volta rosolato, sì, per dopo, fare la cremina. Successivamente certo, per fare la cremina. Perché poi la cremina si fa con la farina delle polpette, vero Silvestro? Sì, adesso va aggiunta. Allora Silvia, tu vieni a controllare. Sì, io vengo a controllare un attimo questa. Ecco, scusa, tra l'altro... Questa è praticamente quasi pronta, la possiamo far asciugare ancora un pochettino. Bene, volendo esatto, si potrebbe anche girare a sì, modo di frittata. Sì, volendo si può anche girare. Dovete sapere che Silvia, tra l'altro, è una donna molto piena di impegni, nel senso che le piace proprio organizzare le cose. È vero che sei la presidente del consiglio d'istituto della scuola dei tuoi figli. Sì, sì, è un impegno. Oltre che rappresentante di classe e quindi gestisci le voci di tutte le mamme che scrivono, che chiamano. Insomma, è un impegno che si sente anche a casa, sì, è un impegno Silvestro, che si sente. Direi di sì, guarda. Hai toccato un tasto. Un secondo lavoro. Un tasto. Ci credo. Un secondo lavoro praticamente. Questo non intanto si io l'abbasso mai, perché sennò si brucia troppo. Vai, vai. Vuoi salutare tutte le mamme della scuola dei tuoi figli? Sì, sì, tutte le... ci sono tante amiche. Le saluto tutte quante con tanto affetto. Veramente sono delle persone vicine, allegre. E le salutiamo anche noi. Guardiamo anche qualche foto di Silvia, sì, con queste sue amiche. Silvia e Tamara. Tamara, Manuela. Ecco, quindi le salutiamo con il cuore. Salutiamo anche le nostre maestre, come care. No. Anche Silvestro, io... che dici, sì, di queste? Le amicizie? Le tue amicizie. No, no. Silvestro. Che dici, aggiungiamo? Adagio. Piano piano, poco per volta. Don Domenico, poco che dice? Poco per volta, basta. E anche mi le serve polpette, però un coperchio. Che le polpette adesso si devono ben... Rosolare, sì, esatto. Adesso rosoliamo, poi si asciuga un po'. Senti, qui esatto, c'è un'altra pentola. Questo l'abbiamo spento nel frattempo. Questo è posto. Cosa ci facciamo con quest'acqua che sta bollendo? Facciamo una crema di lattuga.
Ah, è una cosa un po' particolare. Una crema di lattuga per condire della pasta, pasta fatta sì, in può casa, essere utilizzata per dei ravioli. Può essere utilizzata appunto come un sugo, una crema più che un sugo, una crema per, non contento. So, dei tortelli, per delle tagliatelle. Ma Carlo, infatti sento una musica Carlo, molto... sei felice? Molto... Crema di lattuga! Come sono i fagiolini con le patate? Oh cari fagiolini, ho belle patate per palati sopraffini e per saporite mangiate. Brava! E allora vai alla felicità e andiamo a preparare e prepariamo la crema di lattuga per dei buonissimi ravioli. Questi sono gli ingredienti. 500 g di ravioli o tortelli di verdura, 200 g di cuore di lattuga, 100 g di panna fresca, 50 g di burro e 100 g di formaggio tipo fontina. Allora, ecco qui, una bella lattuga dell'orto di Don Domenico, tagliamo la lattuga. Tagliamo Silvia. Così. Che dite assaggiatori? Ma che hai fatto al dito? Incidente di percorso. Mi sono chiuso il dito nel mantice dell'organetto. Ma com'è il tortino all'amarino? Com'è? Allora, o zucchina, perché sei tu zucchina? Con la patata vicino fai proprio un tortino sopraffino. No, la è molto buono, amica, molto buono. La mia cara amica Raffaella sarà contentissima. Allora, questi vanno punto, sbollentati qualche minuto. Vanno sbollentati qualche minuto. Quindi si devono cuocere un pochino. E nel frattempo andiamo a vedere comunque nel frattempo Origine. In quale cucina si trova oggi Fabiola. Eccomi, sono in cucina, nella cucina del ristorante Mai Martini insieme allo chef Giulio Ancaiani che ci sta preparando oggi una cosa deliziosa. Vedo qui del pesce. Salve. Che cosa prepari? Salve a tutti. Allora, oggi abbiamo un'ombrina del Mediterraneo marinata allo yuzu con pomodori affumicati, un cuore di pomodoro, cipolla rossa di Tropea marinata all'aceto di lamponi, delle violette e un blend di pepi alla cannella. Molti ingredienti e molto interessanti, quindi come si compone questo piatto? Allora, questo piatto innanzitutto passiamo dal condimento dell'ombrina, scusate, che praticamente la condiamo semplicemente con un olio extravergine di oliva e un pizzico di sale e aggiungiamo una grattugiata del nostro blend di pepi. Allora, a questo punto andiamo a comporre il piatto con la nostra ombrina, che sarà, diciamo, il soggetto principale del piatto. Lo componiamo così, questo carpaccio di ombrina. Poi andiamo ad aggiungere a questo punto un goccio di yuzu. Sì, diciamo che cos'è lo yuzu? Sì, lo yuzu è un agrume particolare che viene dalla parte asiatica e diciamo ha note di mandarino e di arancio. A questo punto andiamo ad aggiungere i pomodori affumicati che diciamo ricordano come profumo molto le campagne di primavera, perché poi ricordiamo che diciamo vengono fatte le potature e quindi vengono bruciati i rami secchi e i profumi che riportano nelle campagne sono questi. Perfetto, quindi un richiamo anche, non lo so, all'adolescenza. Sì, diciamo sicuramente un richiamo all'adolescenza e alla mia vita, anche perché io sono nato in campagna e di conseguenza questi profumi sono quelli che vado a ricercare nella mia cucina. Perfetto. Bene, hai aggiunto il pomodoro, il cuore del pomodoro. Il cuore di pomodoro. A questo punto aggiungiamo una maionese alla lavanda che andrà ad accompagnare il tutto. Questa maionese si può sentire fin da qui l'olio essenziale profumo, di lavanda, sì, il profumo. Della lavanda. E a questo punto andiamo a disporre i nostri petali di viola che daranno freschezza al nostro piatto e anche un bel colore, esattamente. Eccoli qua. Perfetto, a questo punto il piatto è pronto, quindi a me non resta che assaggiarlo, ma prima vi saluto e poi ovviamente assaggio. Ciao! Ciao! Bella ricetta, originale e sfiziosa, come questi tortelli con la crema di lattuga, perché a questo punto possiamo scolare, perché bastano proprio pochi minuti, deve essere quindi, soltanto sbollentata. Bene, scoliamo quindi la lattuga. Nel frattempo andiamo a preparare la crema di lattuga che ecco va semplicemente qua. Frullata con un po' di panna. Allora, e basta, è una cosa ecco molto qui, semplice. Facciamo una cosa per volta. Perfetto. Allora, qui aggiungiamo un po' di tortelli e li lasciamo cuocere.
e Don Domenico e Silvestro si guardano i tortelli, mentre noi andiamo a preparare il mini pimer. Il mini pimer. Ecco qui. Allora, mettiamo la lattuga, la frulliamo, abbiamo detto, con la panna. Esatto, proprio molto semplice così. Benissimo. Aggiungiamo la panna senza formaggio, eh? Senza formaggio, semplice, così, così, semplice. Frulliamo. Ecco qui, una volta ottenuta questa bella crema, andiamo ai fornelli, prendiamo del burro e il formaggio di cui avevamo parlato. Sono pronti questi tortelli? Sì, sono pronti. Vai, vai. Bene, Silvia, allora metti, fai sciogliere il burro. Che profumo! Pezzettino di burro. Quindi un pezzettino di burro. Poco. Vai. Un pezzetto di burro. Versiamo la crema. Versiamo la crema. Che buona! Scoliamo subito. Scoliamo i tortelli. Scola i tortelli. Vai. Silvestro, così. È vero che tu tra l'altro pure sei un ragazzo pieno di amici, soprattutto i calabresi. Sì, sì, sì. Vediamo questa foto. I tuoi amici calabresi, non li dimentichi. No, no, no. Li salutiamo. Quella è una foto del mio compleanno, che io poi festeggio il compleanno il 10 di agosto. Sì, e quindi sei sempre al mare. Sei lì. Esatto. Sei lì. E poi sei anche un tipo sportivo, ti piace giocare a tennis, fai tante cose. Sì. Nel frattempo io aggiungo un po' di formaggio. Bene. Allora, guardate che bella ricetta, è un modo veramente diverso per preparare i tortelli, anche quelli che si comprano tranquillamente al supermercato. Questa ricetta quindi è chiusa, e, però fino a che non è chiuso, quel che passa il convento, ci aspettano sempre piccole sorprese. E allora, nel frattempo, ripassiamo insieme i passaggi di tutte queste delizie. Per i fagiolini sfiziosi preparate il pesto pestando in un mortaio le foglioline di basilico, olio, sale e pinoli. Pulite i fagiolini togliendo le parti esterne, lessateli in abbondante acqua salata e scolateli dopo circa 10 minuti. Sbucciate le patate giallesse e tagliatele a cubetti. Mettete tutto in una ciotola e condite con il pesto, mescolando bene. Per il tortino alla marino, sbucciate le patate e tagliatele a fette non troppo spesse. Tagliate le estremità della zucchina e affettatela per il lungo. Tagliate a fettine anche il formaggio. Fate degli strati con i vari ingredienti, un filo di olio e un po' di sale. Spolverate con il pane grattugiato. Realizzate più strati. Completate con il pane grattugiato un goccio d'acqua e lasciate cuocere per circa 15-20 minuti coprendo con un coperchio. Per le polpettine alla crema di limone, mettete in una ciotola la carne macinata, l'uovo, il formaggio grattugiato, il pan grattato, la scorza di limone, prezzemolo tritato e amalgamate bene tutti gli ingredienti. Con l'impasto ottenuto fate delle polpettine, rigiratele nella farina e fatele rosolare in una padella a fuoco basso con un po' di olio. In una ciotola preparate l'emulsione di limone, aggiungendo il succo di limone, l'acqua e il vino. E mescolate. Non appena le polpettine saranno ben dorate, aggiungete in padella la parte liquida e coprite con un coperchio. Continuate la cottura per altri 10-15 minuti. Cospargetele con il prezzemolo tritato. Per i tortelli con crema alla lattuga, tagliate il cespo di lattuga a pezzi, lessate le foglie in abbondante acqua salata per pochi minuti, scolatele bene e frullatele con un mini pimer aggiungendo la panna, fino ad ottenere una crema fluida e omogenea. Lessate i ravioli in abbondante acqua salata, poi fate fondere il burro in un tegame, unite la crema di lattuga, scolate i ravioli, aggiungete metà del formaggio e spolverate con il formaggio grattugiato. E poi noi abbiamo preparato degli altri ingredienti per regalarvi una ricetta originale da fare, da preparare ai vostri bambini. Ma mentre Silvia armeggia un po', vogliamo sentire le parole di Don Domenico. San Giovanni Paolo II. La pace sia il vostro obiettivo. La pace deve essere sempre il fine. Pace perseguita e difesa in ogni circostanza. Il solo sentiero che si adatti alla dignità umana, l'unico che conduca verso il vero compimento del destino dell'uomo.
il solo che guidi verso il futuro in cui l'equità, la giustizia e la solidarietà sono realtà e non soltanto dei sogni lontani. Ecco, il Papa San Giovanni Paolo II, durante il suo pontificato, tante volte ci ha parlato di pace. La pace deve essere l'obiettivo, ecco, dell'uomo. Tutti lo dobbiamo cercare di perseguirla, di cercarla, di inseguirla. Ma il Papa non si rivolge soltanto alle nazioni, si rivolge soprattutto a ognuno di noi, perché se la pace veramente si trova nelle nostre famiglie, noi la possiamo augurare poi al mondo intero. Giusto, quindi la pace della famiglia prima di tutto. Allora, come si fa questa piccola ricetta? Prendete delle fette di pane tramezzino, le intagliate in due dimensioni, quindi con un coppapasta, due cerchi, uno più grande e uno più piccolino. Facci vedere, Silvia. Poi un po' di formaggio spalmabile. Formaggio spalmabile. Un pochino si spalma. Così. Prendete anche del prosciutto cotto che ritaglierete con lo stesso coppapasta. Lo mettiamo sopra, sì. In questo modo, lo adagiamo nel piatto. Sì. Prendiamo la forma più piccolina, sempre con il coppapasta tagliamo un'altra forma di prosciutto della sempre stessa prosciutto. Dimensione. Esatto. Lo adagi lo mettiamo sopra in questo modo. Poi, con un coltello, tagliamo due triangolini di prosciutto. Semplicemente così, ecco in questo qua. Modo. E li adagiamo sopra. Sopra così. Prendiamo del patè di olive. Patè di olive. E con un cucchiaino, in maniera molto semplice, due appoggiamo così occhi. E appoggiamo e facciamo due piccoli occhietti. Così. Ma che carino! E poi non è finita. Non è finita. Sempre con il patè di olive. Una piccola boccuccia. Così, prima facciamo il nasino, così, e poi facciamo, sì, disegniamo una piccola boccuccia. E una boccuccia. Ed ecco a voi uno splendido maialino per far mangiare in modo divertente i vostri bambini. Bravissima Silvia, grazie, bravissimi grazie. Silvia e Silvestro per le vostre sfiziose e originali grazie. Ricette. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi, salutiamo tutte le vostre famiglie, e salutiamo la Calabria, salutiamo la Lombardia, insomma salutiamo tutti, soprattutto ecco i nostri assaggiatori grazie, con ravioli alla lattuga. E grazie a voi. E grazie, buone feste al limone. Grazie a Don grazie. Domenico, salutiamo Beatrice e Andrea che guardano da casa, ciao bambini, loro mamma ciao. E papà e tutti voi amici, alla prossima ricetta. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci.